Ciao, in questo video voglio fare un po' un'introduzione sull'utilizzo del bastone lungo, in quanto sul mio canale YouTube ho pubblicato diversi video in precedenza sul bastone, un po' a caso, un po' di attacchi, un po' di parate, di maneggi, però non ho mai fatto un'introduzione su quest'arma. Ma prima di iniziare ricordati che se hai qualsiasi dubbio riguardo a questo video fammelo sapere nei commenti e fammi sapere anche cosa ti piacerebbe portassi come contenuti su questo canale YouTube. Ricordati di attivare la campanella delle notifiche e di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulla pubblicazione dei prossimi video e nel link in descrizione trovi il corso completo di bastone lungo. Iniziamo con delle indicazioni generali sull'utilizzo di quest'arma. Quanto deve essere alta? Si inizia generalmente con un bastone altezza occhi per poi proseguire con bastoni più lunghi. Con il bastone altezza occhi puoi fare alcuni tipi di maneggi che non potresti fare con il bastone più alto perché toccherebbe il pavimento. Ok, vediamo com'è la posizione di guardia. Dobbiamo dividere il bastone in tre parti uguali. Ok, un terzo, un terzo e un terzo. La posizione dei piedi è come la posizione classica di guardia che hai nel Kung Fu. Quindi i piedi sono paralleli, le punte dei piedi guardano a 45 gradi verso destra, se sei in guardia sinistra, e la posizione è stabile, quindi gambe leggermente piegate e il piede dietro è leggermente aperto rispetto al piede avanti, sennò saresti troppo sbilanciato. Posizione di guardia. Abbiamo detto di formare tre parti uguali con il bastone e una volta che queste tre parti sono formate, chiudi leggermente l'impugnatura in modo tale che la parte centrale sia leggermente più stretta. Come sono le braccia? Le braccia sono tese in modo tale che l'arma si avvicini di più all'avversario e la punta del bastone deve essere all'altezza dei tuoi occhi. Come sono posizionate le mani sul bastone? Se sei in guardia sinistra, avremo la mano sinistra con il palmo rivolto verso l'alto e la mano destra con il palmo rivolto verso il basso. Entrambi i pollici sono verso l'alto. La posizione di guardia è molto importante perché permette ovviamente di proteggere il tuo corpo, ma soprattutto perché da questa posizione puoi iniziare a fare qualsiasi cosa. Ad esempio, puoi iniziare ad attaccare con la punta, puoi iniziare ad attaccare, boom, con la coda, per esempio, puoi iniziare a maneggiare il bastone a due mani, puoi arretrare e parare e avanzare. Quindi la posizione di guardia è la parte fondamentale di tutto e ti permetterà appunto di fare qualsiasi cosa. È molto importante avere un'impugnatura stabile in modo tale che non si rischi di perdere il bastone e quindi di rimanere scoperti senza armi. Ok, ricordi che questo stile di insegnamento, questo stile di Kung Fu è uno stile vietnamita, quindi queste regole non sono universali per tutti. Ti mostro ora un paio di attacchi, uno portato con la punta del bastone e un altro portato con la coda, così iniziamo a inserire un meccanismo di attacco. Vediamo l'attacco circolare portato con la punta, quindi così l'attacco prosegue circolarmente e deve colpire ad esempio le tempie di un avversario, oppure il fianco di un avversario, oppure il ginocchio di un avversario. L'altezza poi è indifferente, però la tecnica rimane la stessa. Quindi siamo in posizione di guardia. Abbiamo detto braccia tese, punta rivolta all'altezza dei nostri occhi. Da qua, per portare un attacco, devo sempre avvicinarmi, quindi parte il piede avanti. Mentre mi avvicino all'avversario, come se dovessi fare un jab, devo caricarlo, quindi carico l'arma, la avvicino leggermente al mio corpo e poi vado a sferrare l'attacco in maniera circolare. Quindi carico e attacco. Boom, il colpo è direzionato circolarmente, il palmo della mano sinistra è rivolto verso l'alto. E la coda del bastone deve essere supportata dal deltoide destro, quindi dal braccio destro, dalla spalla destra, in modo tale che se io voglio colpire lì, la spalla destra mi blocca e io so di poter colpire perfettamente lì. Quindi dalla posizione di guardia, ripetiamo, carico, attacco, carico,
Attacco. Quando attacchi, il peso non è perfettamente centrato perché devi dare potenza all'attacco. Quindi sarai con il peso sulla gamba avanti, il tallone della gamba dietro è sollevato, ma non sollevato in qualsiasi direzione, sempre con il ginocchio rivolto nella linea di attacco. Perché il tallone è sollevato? Perché se volessimo portare due attacchi, bam, il tallone è sollevato, deve poter spingere nuovamente per portare un attacco successivo. Mentre se volessimo portare un attacco circolare con la coda, quindi con la parte posteriore del bastone, ricordi che tutto il movimento parte dai piedi, e qui come portare un diretto, quindi piede, bacino, spalla, pugno, andiamo a portare l'attacco circolare. Quindi dalla guardia, piede, bacino, intanto l'arma carica, spalla e attacco circolare. Come nell'attacco di punta, anche nell'attacco di coda, l'altra parte del bastone, quella che era la punta, viene supportata dalla spalla sinistra. Con gli stessi motivi di prima. Guardia. Molto bene, in tutti gli attacchi, che siano di punta o che siano di coda, devono essere accelerati. Quindi è molto importante questo gioco, la spinta trazione che fanno entrambe le mani in contemporanea per dare appunto potenza e accelerazione all'attacco. Quindi rivediamo velocemente. Guardia, attacco di punta, carico. E la coda è supportata dal deltoide destro, dalla spalla destra. Attacco di coda, piede bacino, spalla pugno, spalla attacco, mi avvicino. E l'attacco è supportato anche qua dalla spalla sinistra. Quindi ti consiglio di provare ad allenare questi attacchi, in questo caso o anche altri, se ne conosci altri, sia a vuoto o sia ad esempio su un sacco. Quando li alleni a vuoto è molto importante eseguirli perfettamente dal punto di vista tecnico, quindi appoggiando bene la parte posteriore del bastone sulla spalla, anche quando attacchi di coda, appoggiando la punta sulla spalla. Quando invece proverai a farli applicati, quindi colpendo veramente con il bastone su un bersaglio, vedrai che con le mani dovrai essere molto più rigido e non è detto che il bastone vada a finire proprio in appoggio sulla spalla, soprattutto se il bersaglio è prima della spalla. Quindi allenali sì, sia a corpo libero per ripassare bene la tecnica e provali anche su un colpitore. Spero che questa piccola introduzione sull'utilizzo del bastone ti sia piaciuta. Come sempre, per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!